Ciao amici musicisti e benvenuti a questo terzo appuntamento con A Lezione con Maru, il format dove parliamo di teoria ed armonia musicale. Come ben saprete, avendo visto gli scorsi episodi, cosa che spero abbiate fatto, abbiamo parlato delle scale, per la precisione della scala maggiore e della scala minore. Oggi parleremo invece degli accordi, per la precisione della triade. Che cos'è una triade? Una triade è un accordo composto da tre note, formato dalla sovrapposizione di due intervalli di terza. Possiamo inoltre dire che una triade è composta dal primo, dal terzo e dal quinto grado di una scala. Esistono quattro tipologie di triadi: quelle maggiori, minori, aumentate e diminuite. Andiamo ora a vedere ogni tipologia nel dettaglio. Per quanto riguarda una triade maggiore, essa è composta dalla nota fondamentale, dal terzo grado maggiore e dal quinto grado giusto, ossia dalla sovrapposizione di un intervallo di terza maggiore ed uno minore. In tonalità di Do, la nostra triade maggiore sarà composta dalle note Do, Mi, Sol, primo, terzo grado maggiore, quinto grado giusto. Passando alla triade minore, essa sarà differente da quella maggiore esclusivamente per il terzo grado, che anziché essere maggiore sarà appunto minore. Avremo quindi la nota fondamentale, il terzo grado minore e il quinto grado giusto, ossia la sovrapposizione di un intervallo di terza minore ed uno di terza maggiore, esattamente il contrario rispetto alla triade maggiore. In tonalità di Do, la nostra triade minore sarà composta dalle note Do, Mi bemolle e Sol. Passiamo ora alle triadi diminuite. Esse sono composte dalla nota fondamentale, dal terzo grado minore e dal quinto grado diminuito, ossia dalla sovrapposizione di due intervalli di terza minore. In tonalità di Do, la nostra triade diminuita sarà formata dalle note Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Rimangono solamente le triadi aumentate. Esse sono formate dalla nota fondamentale, dal terzo grado maggiore e dal quinto grado aumentato, ossia dalla sovrapposizione di due intervalli di terza maggiore. In tonalità di Do, la nostra triade aumentata sarà formata dalle note Do, Mi e Sol diesis. Vi è solamente un'altra cosa da dire riguardo le triadi, ossia che se noi eseguiremo o scriveremo su spartito la triade con l'ordine primo grado, terzo grado, quinto grado, staremo parlando dello stato fondamentale della triade. Mentre, se l'ordine sarà, che sia eseguito o scritto, terzo, quinto, primo, parleremo di primo rivolto, o ancora quinto, primo, terzo, secondo rivolto. La nostra terza lezione finisce qui. Come al solito spero vi abbia interessato ed aiutato a conoscere meglio quello che è il mondo della teoria musicale. Vi invito a lasciare commenti, suggerimenti o dubbi nell'apposita sezione commenti. Ricordo inoltre che tutto ciò che ho detto sarà riportato nella sezione descrizione per facilitarvi ulteriormente lo studio. Detto questo, ci vediamo mercoledì prossimo con il quarto episodio. Ciao e grazie!